Vlog, poi partita, siamo a pochissimi minuti in questa partita. Juve Milan, Coppa Italia, molto tesissimo, penso si capisca in casa mia che è tensione per questa partita. Scusate se sono al buio, ma è un po' un effetto mio. Tanto faccio vedere qua. Le sciarpe Milan, vedere la luce, anche la faccio vedere meglio, luce rossa in scrivania, eppure qui luce rossa con il pupazzo del Milan, sperando che questo porti fortuna. Scusate se non mi vedo molto bene, quindi siamo a pochissimi minuti dalla partita del Milan. Mi metto qua intanto e sono teso. Voglio dire, questo è un vlog che aggiungerò nel video che state vedendo, che avete visto o prima o dopo. Dovrò decidere quando metterlo e comunque vedere altri piccoli pezzi. Assurdo, quello che stiamo vedendo. Oro. Stiamo vedendo un film horror. L'arbitro espulso subito, rigore per l'elettro, un po' di dubbio, però l'espulsione di l'arbitro giusta. Sei un killer, sei un killer l'arbitro, non ci sto. Poi dopo un altro fallo di Ibra, un altro un po' brutto, no, questo non è calcio, per me non è calcio. 0-0 brutto Milan, sta per finire il primo tempo. Vediamo cosa ci aspetta. Cosa ci aspetta, non lo so. Mi ha senza voglia, però sto vedendo. Primi minuti di secondo tempo, mostrare pericolosi per il Milan. Per poco non segnava, che ma un po' uscì di molto, un po' vicina. Copri la striscia di nuovo, ma la Juve sempre che attacca. Vediamo com'è. Yeah. Speriamo in bene, dai raga, dai raga. 5 minuti alla fine, ancora 0-0. Vediamo, anche nella Juve, sbaglia, Milan qualche volta poco pericoloso, ma non è, rispetto per il tempo meglio, ma non è un bel Milan. Non è un bel Milan, speriamo in bene. Finita, poi c'è la Juventus, partita noiosa, un comment. Buongiorno a tutti dal Milanista Party. Siamo qui in questo nuovo video post partita Milan-Juventus. Prima di cominciare, spero che vi sia piaciuta la mia intro con vlog a caldo durante la partita. Spero che vi sia piaciuta, un'idea che non vi ho detto perché comunque è stata idea negli ultimi minuti prima della partita, l'idea di fare il vlog. E quindi video della partita, analisi partita, è uscito giovedì. Ieri non ho registrato per il canale, quindi non vi ho detto per questo motivo la mia idea. Dove iniziamo? Poi, intanto, Rebic, ma sei un killer o sei un giocatore di calcio dell'AC Milan? La mia domanda. Quella è un'entrata da killer. Spero che non lo ripeterai mai più nelle prossime partite. Quell'entrata che hai fatto, gamba tesa, sul petto, sul collo, dove sei voluto entrare. Io fossi Pioli avrei fermato, avrei detto alla Dabbe di fermare un attimo il gioco, sei entrato in campo e ti avrei picchiato per quell'entrata che hai fatto. Non si deve mai più fare. Non conosco gli errori dell'AC Milan passati che siano entrati così. Lo stesso Gattuso che conoscendolo era aggressivo Gattuso, ma un entrare del genere mai e poi mai l'ha fatto. Io non conosco. Se c'è qualcuno magari me lo dite nei commenti, no, si sta sbagliando qua,
Ma è lacrimilla, no, ne conosco manco uno aggressivo così che ha fatto un'entrata del genere. Forse un problema degli anni passati, quando era a Milan. Forse l'unico. Ma oltre i Ibrahimovic, ricordo bene, non ne conosco manco uno. Invece siamo stati bravi a, magari, a mantenere la porta imbiancata, grazie sempre super grigio, Donnarumma, sì. Meno male, spero che rimarrai ancora a Milan. Da te dobbiamo ripartire, da te dobbiamo ripartire. Per il resto, sì, nel secondo tempo qualche volta che abbiamo provato, ma abbiamo tirato poco. Posso capire magari che abbiamo ripreso ora dopo 3 mesi. Sì, che allora si saranno allenati in casa da solo, ma non è lo stesso magari allenamento che si fa in campo per la preparazione delle partite. Questo magari lo posso capire, ma spero che nelle prossime partite migliorate e non si vede sempre lo schifo in campo, che non sapete quello che fare. Spero minimamente che vada così. Niente, quello che ho voluto dire di Juve Milan è questo. Una partita noiosa. Pure la Juve comunque si è vista che non è molto in forma, perché non è la Juve che si conosce. Ronaldo si sbaglia il rigore. Rigore, parliamo di rigore. All'andata che hanno dato rigore inesistente, per me inesistente. Oggi al ritorno ci poteva pure stare, ci poteva pure non stare. Dubbio, un altro rigore dubbio. Questo magari lo accettiamo, però quello dell'andata non lo accettiamo. Quello non era rigore. Comunque, il video finisce qua. Commentate quello che pensate di Milan. Se ho sbagliato all'inizio di dire che non conosco nessun giocatore della Milan, anche se ha fatto una entrata da chiesa come quella di Rebic. Corrigetemi se ho sbagliato. Il video comunque finisce qua, vi invito a passare nel secondo canale AndreGaming96, che lì ho pubblicato il video della Champions simulata su FIFA con l'Atalanta, e in questi giorni uscirà un altro episodio. Nelle mie pagine social, Instagram e Facebook, il mio Insta Pace, TikTok, il mio Insta Pace ufficiale, nel bene e male Forza Emilia, Forza Italia. Ci vediamo in un prossimo video nel mio Insta Pace, che mi sono appuntato. La partita dovrebbe essere comunque il 22 giugno, quindi il 21 giugno ci dovrebbe essere l'analisi partita. Comunque, se non è il 22 giugno, il giorno prima di quando sarà la prossima partita del Milan. Un saluto da Milan Instapark e ci vediamo in un prossimo video.